Prima cosa io ringrazio tutti voi che siete venuti. Il libro qualcuno lo ha già letto, qualche altro no, sapete più o meno di che cosa parla, dell'handicap, diciamo il tema conduttore è l'handicap. Chiaramente per chi mi conosce sa che io l'ho vissuto in prima persona e per cui diciamo so di quello che parlo e so di quello che ho scritto. I personaggi del libro essenzialmente sono due, Sandro e Chiara. Chiaramente chi conosce me individuerà pure i personaggi poi reali, perché gli erano i personaggi fittizi di Sandro e Chiara. Ho preferito non fare un libro tradizionale, una storia. Ho preso un po' di pagine di diario, favole, cose vissute, cose anche inventate di fantasia, perché dentro ci stanno anche cose di fantasia. E poi ci sono delle testimonianze di ragazzi disabili o con problemi, per cui ho messo un po' tutto, sono andato avanti indietro nel tempo, perché come prima cosa ogni capitolo inizia con una data. Perché la data? Perché sennò uno non capisce più niente, no? Perché passo da quando Chiara è piccola, che ha 3 anni, poi vado avanti, vado indietro, come tanti flashback, insomma. Però poi alla fine del libro uno c'ha un po' una storia tutta completa e c'ha una visione, perlomeno io do la mia visione di... Però associazioni vere sono associazioni che tutti i giorni trattano queste tematiche, che aiutano i ragazzi, che aiutano le persone disabili, che aiutano chi veramente ha bisogno di aiuto. E Cellucci le ha indicate, sfortunatamente non tutte, perché altrimenti il libro sarebbe dovuto essere un'enciclopedia, perché sono veramente tante e questo ci gratifica tantissimo, nel suo libro. Quindi c'è un appendice dove ci sono elencate tutte le sue situazioni. La prima volta che ho letto qualcosa di Sergio è stato nel maggio del 2006, quando ho ricevuto una sua email indirizzata a mio marito con la preghiera di recapitarla a me. È cosa risaputa che io non ho molta dimestichezza con il computer. Ed è il mio agente a fare da filtro a tutte le richieste dei miei fan e ammiratori. Quella lettera però mi colpì, perché non era la solita lettera di un ammiratore. Sergio mi parlava di sua figlia, dei suoi problemi, delle sue speranze e dei suoi sogni. Uno di questi sogni era di potermi incontrare. Era una lettera molto cordiale e fra le righe si percepiva l'amore che univa un padre a sua figlia. In quel periodo, purtroppo, ero molto impegnata e per farmi perdonare, insieme a mio marito, spedimmo alla ragazza il CD autografato con le musiche di Orgoglio e una mia foto con dedica. Nel nostro mondo è normale che le persone ci chiedano autografi o dediche ed è anche normale che si abbiano incontri fugaci. A dire il vero, nella mia carriera di attrice ho vissuto anche situazioni di vera paura. Un giorno, a Piazza di Spagna, fui circondata da un mare di ragazzi appena usciti da scuola che mi chiedevano autografi. Ero così pressata da loro che non sapevo più come fare per liberarmi da quell'affettuosa morsa. Certo, mi fa piacere essere riconosciuta e fermata per strada. Questo per un'attrice è indice dell'affetto che hai nel cuore delle persone. D'altronde, questa professione ti dà molto, ma ti toglie anche un pochino di vita privata. A differenza di molti miei colleghi, io amo avere un contatto con il pubblico. In fondo è per loro che lavoriamo ed è grazie a loro che noi esistiamo. Sentì parlare ancora di Sergio all'inizio del 2010, quando Daniela Rossi, l'autrice del romanzo Il mondo delle cose senza nome, da cui è stato fatto il film Tutti i rumori del mondo, mi parlò di lui e mi spedì alcune sue lettere. Quelle lettere mi commossero, erano intrise di sentimenti, filosofia di vita e speranza. Io sono molto sensibile ai problemi dell'handicap e sapere di poter far felice una ragazza rendeva felice anche me. In quel periodo non ero a Roma e chiamai Sergio per fissare un appuntamento. La prima volta che ci sentimmo al telefono lo sentii prima meravigliato, poi imbarazzato. E infine molto contento. Il giorno dell'appuntamento naturalmente era con sua figlia. Ci sedemmo in un bar e parlammo per quasi 2 ore. A volte stai con degli esseri umani settimane o mesi e alla fine non sai niente di loro.
A volte invece in 2 ore capisci l'animo delle persone e quello che fino a poco tempo prima è un perfetto sconosciuto, dopo fa parte di te. Ebbene, in quel breve lasso di tempo io mi sono aperta a loro come loro si sono aperti a me. Abbiamo parlato di noi e delle nostre vite private. Ho confidato a loro segreti che poche persone conoscono e loro mi hanno raccontato la loro storia. Insomma, abbiamo passato un pomeriggio intenso di emozioni. La cosa che mi ha colpito di quell'incontro sono state le domande che Cinzia mi ha posto. Sono stata intervistata molte volte, anche da giornalisti famosi, ma le domande di quella ragazza erano molto più intelligenti di quelle di alcuni di loro. Da quell'incontro è nata una vera amicizia e, anche se non ci vediamo spesso, ci sentiamo al telefono. In quell'incontro Sergio mi diede il manoscritto di Ali di Farfalla, ma ero così impegnata a leggere i copioni che rimase nel cassetto per alcuni mesi. Poi un giorno lo tirai fuori e cominciai a leggere le prime pagine. Ebbene, mi presero talmente tanto che lo lessi tutto d'un fiato e quando Sergio mi ha proposto di scrivergli 2 righe di introduzione al libro, all'inizio sono stata un po' restia, ma poi ho capito che potevo dare un piccolo contributo a qualcosa di molto bello. Grazie Sergio, grazie a te e a tua figlia, mi avete dato molto, molto di più di quello che io ho dato a voi. Grazie.